Divertirsi creando è la parola d'ordine del secondo Carnevale dei Ragazzi, curata dalla Biennale di Venezia, che si terrà dal 26 febbraio all'8 marzo al Padiglione Centrale ai Giardini. L'idea è quella di favorire la conoscenza diretta del mondo delle arti da parte delle giovani generazioni. Quest'anno però c'è una novità. L'iniziativa diventa internazionale e si apre per la prima volta alla partecipazione di altri paesi. L'Austria presenta installazioni curate dall'Università delle Arti Applicate di Vienna e Ars Elettronica di Linz che mettono in scena le relazioni tra arte, tecnologie e società. Mentre la Polonia sarà presente con la mostra curata dal Museo di Stalowa Wola. La Gran Bretagna presenta The Big Draw, workshop di disegno organizzato dall'associazione The Campaign for Drawing. E infine l'Olanda, che propone alcune installazioni teatrali realizzate dal Festival Tweetact di Utrecht. Anche la danza sarà tra i protagonisti del Carnevale dei Ragazzi, con performance a sorpresa, laboratori di capoeira e lezioni di dance painting, coordinati dal direttore artistico di Biennale Danza, Ismael Ivo. È il terzo anno di Arsenale della Danza, che già è dedicato in la educazione, no? Non è che stiamo aprendo una scuola di danza, un'accademia, ma stiamo investendo con questo lavoro di masterclass e un lavoro internazionale. E già dall'inizio il presidente, quando abbiamo iniziato questo progetto educazionale o questa visione educazionale nella Biennale, era esattamente per portare il contatto dell'arte in sé fatta per la generazione del futuro. Faccio io come un ambassador, una ponte tra il Carnevale di Venezia, questa tradizione affascinante, no? Con questa allegria che viene del Rio de Janeiro, il carnaval tradizionale del Brasile. Incredibile, veramente utilizzare il potenziale della storia della Biennale per andare in una direzione nuova con i bimbi, con la creatività. E trovavo anche molto bello questo aspetto del rovesciare il serio e il non serio con il carnevale dei bambini. Adesso provammo e ci inventammo qualcosa rapidamente per dare un contributo nostro al carnevale, che è un momento che la città vive intensamente e che vuole essere di alta qualità. E abbiamo pensato ai ragazzi e ad applicare al carnevale un po' di noi stessi nella nostra attività cosiddetta educational, cioè quell'attività con la quale noi vogliamo raggiungere tre obiettivi. Il primo, portare i ragazzi a conoscere direttamente il mondo dell'arte e della creazione artistica, ragazzi che vivono esperienze e processi di conoscenza affidati a strumenti virtuali, devono trovare qualcuno che poi li porti veramente a contatto con l'oggetto della conoscenza, in particolare con l'arte.